darvi un messaggio. Spesso noi ci sentiamo dire: ma cosa fanno questi portavoce? Cioè, noi abbiamo un consigliere comunale, un deputato regionale, un deputato nazionale, ma cosa hanno fatto per questa città? Innanzitutto ringraziamo il gruppo locale perché ha realizzato, e lo distribuiremo nei prossimi mesi, un volantino che riassume tutta la nostra attività parlamentare. Però in realtà la vera domanda che io faccio quando mi chiedono cosa avete fatto è cosa voi volete dai politici, perché se quello che si chiede al politico è di far arrivare il finanziamento che poi muore nei meandri della burocrazia, o peggio ancora, come nella nostra tradizione, creare dei posti di lavoro fittizi che ci danno un reddito per qualche periodo molto breve e poi ci fanno ritornare nella situazione di crisi, allora questi non siamo noi, non siamo i politici del Movimento 5 Stelle, quelli sono i vecchi politici politicanti. Noi invece abbiamo dei programmi, abbiamo un programma nazionale che presenteremo nei prossimi mesi e partiremo proprio dalla nostra regione, abbiamo soprattutto un programma regionale, cosa che le altre forze politiche non hanno ancora scritto, realizzato e presentato. Noi abbiamo invece questi programmi che prevedono soprattutto delle politiche occupazionali che restituiscano a tutti noi il diritto di lavorare, che restituiscano a tutti noi la dignità di avere un lavoro stabile, senza dover dire poi grazie ad alcun politico. Quindi noi poi rimarremo qui insieme a voi, c'è anche con me il mio collega Gianluca Rizzo, ringrazio. Ah, è arrivato anche Ignazio Corrao, ringrazio, sì, ora la presento. E quindi il messaggio che vi voglio dire è che noi siamo questo che vedete stasera. Noi siamo un movimento politico che ha un progetto per le città, per la regione, per lo Stato, ed è un progetto di valorizzazione delle persone e dei luoghi, delle comunità. Noi a Caltanissetta abbiamo la fortuna adesso di avere anche una nuova portavoce, che è stata selezionata al Comune di Roma come assessore. E adesso lascio a lei la parola, è l'avvocato Rosalba Castiglione, che ci farà un intervento proprio sull'esperienza che sta vivendo. Vi ringrazio ancora per la partecipazione. Buonasera, questo è il mio primo discorso in pubblico, perché io non sono un politico ma sono un tecnico. Diciamo giustamente Azzurra, io oggi mi ritrovo seduta in giunta con Virginia Raggi per avere mandato un curriculum, signori, per la prima volta in vita mia da quando sono in Sicilia ho mandato un curriculum e mi hanno chiamato. Io sono ritornata in Sicilia dopo 26 anni di Roma dicendo: adesso mi stenderanno i ponti d'oro, mi faranno un sacco di richieste di lavoro, perché ho accumulato un'esperienza enorme, quindi sicuramente servirò. Non mi hanno mai chiamata, mai, mai. Quindi ho mandato questo curriculum per fare altro. Durante il colloquio Virginia mi ha chiesto di diventare assessore. Ci ho pensato un mese, sono dimagrita 2 kg, poi ho accettato. E questi primi 2 mesi sono stati a dir poco terrorizzanti. Cosa ho trovato a Roma? Ho trovato una Roma distrutta, ho trovato una Roma depredata. E non lo dico io, non lo dice Virginia, non lo dice Beppe Grillo, lo dice il commissario Tronca. Io sulla mia scrivania ho una relazione di 500 pagine sui miei dipartimenti, che sono patrimonio e politiche abitative, dove lo scempio su Roma è stato il più grande. Il commissario Tronca, messo da Renzi a commissariare una città PD, fa uno specchio terrificante, il libro degli orrori, in cui narra di una Roma depredata per 20 anni. Dalla destra e dalla sinistra, cioè io non posso dire di attribuire più colpe o più meriti alla destra o alla sinistra, hanno depredato Roma, hanno lasciato una Roma in ginocchio. Io oggi mi ritrovo con delle delibere che sto cercando di scardinare, dove vengono affittati ai cittadini romani, immagino anche per accomodazioni, immobili in centro storico a 3 euro, a 5 euro. Io tra 15 giorni mi toglierò il piacere di buttare fuori un partito politico che non ha mai pagato alla faccia dei cittadini romani. Io ho 10.800 cittadini romani in mezzo ad una strada che cercano una casa. 10.800 cittadini che attendono speranzosi una casa dal Comune di Roma, senza raccomandazioni, senza niente. E c'ho 10.000 occupanti abusivi. Cosa vuol dire occupanti abusivi? Che io occupo una casa e la tolgo a chi ha diritto.
la ruba chi ha diritto. Da chi sono organizzati questi occupanti abusivi? Da organizzazioni criminali. Venerdì è stata sgominata una banda che gestiva il traffico di occupazioni abusive. Questi signori pagano, ma non pagano al comune, pagano ai criminali. Quindi stiamo cercando di fare un'opera di convinzione, perché l'unica strada per avere i nostri diritti, e poi lascio la parola a Giancarlo, è il ripristino della legalità. Se si ripristinasse la legalità a Roma, in 4-5 anni avremmo casa per tutti. Se la Regione Lazio del PD e i consiglieri comunali del PD, invece di presentare proposte di legge che vanno a sanare gli occupanti abusivi in danno di chi in questo momento aspetta da 17 anni in graduatoria, 17 anni, noi avremmo la risoluzione dei problemi in 5 anni, ma è più comodo tenere 10.000 persone per strada. 10.000 persone sono 50, 60, 70.000 voti. Riflettete su questo, l'hanno depredata Roma, io non so cosa troverà Giancarlo, non ne ho la più pallida idea, ma se hanno gestito la Sicilia come hanno gestito Roma, non troveranno peggio, nulla. Mi sa che la Sicilia sta gestita anche peggio di Roma, quindi non è facile. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie. Grazie ai ragazzi del meetup di Caltanissetta, del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta, per aver organizzato questo momento di incontro e per aver recuperato anche un po' uno spazio urbano che magari non è abitualmente sede di incontri del genere. Io vi dico due parole, poi lascio la parola a Giancarlo e a Luigi. Noi ci stiamo avvicinando alle elezioni regionali e quindi tutti sono in campagna elettorale, tutti si presentano come nuovi, come con delle idee, con dei programmi, con degli slogan di propaganda elettorale, e quasi tutti sono le stesse persone che hanno ridotto la Sicilia in questo stato. Lo sappiamo benissimo. Allora, noi per anni siamo stati in giro, in ogni angolo di questa regione, abbiamo provato a studiare, a parlare con ogni tipo di rappresentanza, abbiamo fatto un lungo lavoro che adesso, dopo tanti anni, vorremmo trasformare in realtà. Per riuscirci in questo mese abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i siciliani che in questi anni hanno subito la mala politica. Io vi chiedo solamente di darci una mano, dateci una mano in questo mese per cambiare il futuro di questa regione. Bravo. Semplicemente questo. Bravo. C'è Gianluca. Buonasera Gianluca Rizzo, grazie ragazzi, io sono contentissimo e sinceramente molto emozionato, diciamo, di partecipare a questa serata, perché per me essere nelle piazze vuol dire restare veramente legati alle nostre origini. Dicevo, sono Gianluca Rizzo della Commissione Difesa della Camera. E una cosa vi voglio dire, il complimento più bello che mi hanno fatto in 4 anni e mezzo è stato: Gianluca, non sei cambiato di una virgola, perché noi siamo rimasti sempre ciò che eravamo prima di entrare nelle istituzioni, perché siamo cittadini come gli altri. Il mio voleva essere un saluto, però volevo dirvi che la nostra è una realtà veramente diversa. E veramente rappresenta ciò che è la vivacità dei colori, il Movimento 5 Stelle. Noi siamo gli unici ad aver fatto votare in rete un programma politico. Vi faccio l'esempio del programma politico della Commissione Difesa, votato da 30.000 cittadini italiani, cosa che non si è mai vista nella storia dell'umanità. Pertanto credo che rappresentiamo davvero il meglio che possa esserci nel quadro politico. E io voglio ringraziare anche Luigi Di Maio, con il quale prima di entrare nelle istituzioni ci sentivamo per il progetto Wi-Fi e non me lo potrò mai ricordare, adesso ci ritroviamo colleghi alla Camera dei Deputati. Questo è il Movimento 5 Stelle. Viva il Movimento 5 Stelle! Grazie Gianluca. E allora, buonasera a tutti. Grazie. Grazie davvero, grazie. Ce la stiamo mettendo tutta, davvero. Ci sono passato in poche ore dal mangiare gamberi crudi a Trapani l'altra mattina insieme con i pescatori, per capire quali sono le difficoltà
di sera siamo andati a Mazara del Vallo in una grandissima manifestazione dove c'erano 57 delegazioni da tutto il mondo e si parlava di accoglienza, si parlava di anche come la pesca, come il mare possono diventare un luogo di incontro invece che un luogo di scontro. E poi lì a passeggiare per le strade veramente venendo travolti dall'affetto che tutte le volte che ci incontrate ci date. E poi stamattina di Gran Carriera da Mazara poi ce ne siamo dovuti andare a Ragusa, che è dall'altra parte. Ogni tanto mio fratello mi dice: ma come fai a non farti un calendario? Il problema è che le grandi manifestazioni, come neanche le grandi emergenze, non aspettano che tu pianifichi come ti devi spostare, ti chiamano, punto, tu devi essere lì. E con grande impegno stiamo cercando di fare davvero tanti incontri e di parlare con più gente possibile. Noi abbiamo solo quest'arma, quella di poter parlare con la gente. Abbiamo ritardato un po' perché abbiamo fatto un incontro poco fa con dei produttori di olio. L'olio che Ignazio Correco ha parlato poco fa, ha difeso al Parlamento europeo portando una bottiglia di olio nostro contro l'olio che viene dagli altri paesi, che può distruggere questo comparto. Ed è bello quando racconti, non che vuoi aiutarli perché loro sono lì singoli che ti stanno parlando e quindi hai una soluzione per il singolo che ti parla, ma metti in piedi quelle che sono le soluzioni per l'agricoltura in generale di tutta la Sicilia, per le soluzioni per i problemi dei siciliani. Alla fine non c'è soddisfazione migliore che alzarsi e vedersi un professionista davanti, un imprenditore che ti stringe la mano e ti dice: sai, non volevo andare a votare, però adesso ho capito che ci devo andare. Questo è il più bel regalo che in qualche modo ogni volta riusciamo ad avere dopo che ci impegniamo così tanto. Per me già la serata va bene in questo modo, quando qualcuno mi dice una cosa, anche uno recuperato, anche uno strappato o all'astensionismo o che votava per gli altri, è uno in più dei nostri che finalmente ritorna e comincia a comprendere come davvero questa Sicilia può cambiare se tutti insieme decidiamo di cambiarla. Perché non saranno un movimento politico, non sarà solo una parte politica a poter fare davvero questo cambiamento. Noi negli ultimi 20 giorni con Luigi Di Maio siamo andati in giro per la Sicilia e abbiamo incontrato una quarantina di sindaci, non del Movimento 5 Stelle, ma di tutti gli altri schieramenti politici, dalle liste civiche al Partito Democratico a Forza Italia, semplicemente perché volevamo andare a consegnare un messaggio a loro in quanto sindaci, ma poi alle popolazioni che incontravamo in incontri come questo, a volte anche senza microfono, semplicemente mettendo le mani così e gridando, ma facendoci sentire da tutti. Che è questo, che se noi vinceremo le elezioni io diventerò presidente della regione siciliana, io vorrò collaborare con tutte le persone che mi troverò di fronte per fare crescere questa Sicilia, farla diventare la terra che tutti vogliamo che diventi, la Sicilia che abbiamo nel cuore. E allora non possiamo avere steccati ideologici, steccati politici, perché quello è davvero il ruolo. Io dico sempre questa cosa, che dobbiamo riscoprire il senso di comunità, e dentro il senso di comunità, dentro questa parola c'è solidarietà, aiutarsi gli uni con gli altri, chi sta meglio aiuta chi sta peggio, e questo lo dobbiamo cominciare a declinare anche come senso di comunità fra le istituzioni. La regione ha lasciato soli i sindaci, ha lasciato sole le città, lasciandole lì nel degrado e lasciandole nell'impossibilità di crescere o comunque in qualche modo di ammodernarsi e di avere ancora una speranza. Io penso a quanti soldi della comunità europea si perdono ogni anno e si sono persi perché i comuni non hanno la capacità di progettare, perché non ce l'hanno a livello umano o non ce l'hanno anche a livello economico per appaltare i progetti fuori. E allora l'idea semplice è quella di avere scelto un sindaco, un ex sindaco, quello di Licata, a fare l'assessore che si interfaccerà con i sindaci. Io l'ho chiamato il sindaco dei sindaci. Angelo Cambiano è della nostra squadra ed è un orgoglio per me, come è un orgoglio per me avere Federica Argentati, che è la prima donna che si occuperà di agricoltura e lavorerà da agronoma, perché è una professionista. Noi siamo partiti da questo. E allora quando tu hai questa attenzione nei confronti dei comuni devi anche tradurla poi in atti necessari. Io ho detto a tutti questi sindaci: non sarete più lasciati soli, i soldi che ci sono a Bruxelles, quei milioni, quei miliardi di euro che ci sono lì per i progetti delle nostre città dobbiamo andarceli a prendere tutti. E l'ho detto anche l'altra sera al sindaco della nostra città, col quale ho deciso di dialogare, perché è importante anche questo supporto che deve avere, che dobbiamo avere, che io devo avere anche. E l'ho detto a tutti gli altri sindaci che c'erano durante la processione di San Michele. Ho detto loro questa cosa qui, che nel Dipartimento degli Enti Locali, che sarà guidato come assessorato da Angelo Cambiano, ci sarà appunto un ufficio composto da 200-300 persone, 200-300 ingegneri, architetti, che aiuteranno i sindaci a fare la progettazione per andarci a prendere tutti i soldi che ci sono in Europa. Questa è l'idea chiara che abbiamo, non torniamo indietro su questa cosa qui.
c'è anche un altro nodo che deve risolvere Angelo Cambiano, e con il quale abbiamo già cominciato a parlare, a ragionare, e che dovrà cominciare, qualora voi, i siciliani, ci darete questa possibilità, immediatamente dal 6 novembre, che è quello di tutto il reparto dei precari della pubblica amministrazione, che sono persone alle quali dobbiamo dare finalmente una risposta. E non è una risposta come quella che hanno dato i partiti o i politici in questi ultimi 25-30 anni. Perché con tutti i sindaci con i quali ho parlato mi hanno sempre detto una cosa: toglici quel personale lì e noi chiudiamo il comune, perché non ci è rimasto più nessuno e perché loro hanno ormai quelle professionalità che servono a espletare i servizi e le funzioni che ci sono all'interno dei comuni. E allora a questa gente bisogna dare finalmente una risposta vera, e sarà quella di a trovare le coperture finanziarie che già sono previste fino su... c'è un problema lì su, qualcuno sta male? No, tutto a posto. Vai, vai. Ah, ok, va bene. Dare le coperture finanziarie fino al 2019, fino al 2020, e poi storicizzare la spesa ovviamente, ma soprattutto sarà quella di andare a trovare immediatamente chi si occupa al Ministero degli enti locali, per andare a concertare in una conferenza Stato e Regioni la deroga alla legge nazionale che prevede la riserva solo del 50% nei concorsi della pubblica amministrazione per i contrattisti e per gli LSU, perché questa cosa non è possibile. Noi siamo in una condizione di emergenza, dovremo andare a dimostrare in quella conferenza Stato e Regioni che il governo nazionale dovrà darci la possibilità di fare concorsi e riservare il 100% dei posti a quelle persone, affinché finalmente abbiano un posto di lavoro stabile, è vero e duraturo, dentro la pubblica amministrazione comunale per la quale hanno prestato servizio per 25 anni. Per me questo è un punto d'onore, e io spero questa cosa di andarmela poi a discutere da Presidente della Regione, magari con la persona che ho qui accanto, che si chiama Luigi Di Maio. Voglio dirvi un'altra cosa. Dentro il palazzo in questi 5 anni ho sentito parlare di tante cose, ho sentito parlare nelle commissioni, nelle conferenze dei capigruppo o all'interno della sala d'Ercole del nostro Parlamento siciliano, di quel bellissimo palazzo che è il nostro Parlamento siciliano, sentivo parlare i politici della loro agenda politica, di quello che ci dovevamo occupare, di quello che serviva alla Sicilia. Poi però uscivo per andare a comprare il pane, per andare a fare la spesa, semplicemente per fare una passeggiata, e il mondo fuori, l'agenda politica dei cittadini non coincideva, non era la stessa. E allora ho capito che dovevamo stare fuori dal palazzo, che l'agenda politica la dovevamo venire a prendere dentro i mercati, parlando con i pescivendoli, con i notai, con gli architetti, con le casalinghe e anche con i disoccupati, o semplicemente con le persone normali, perché lì capivi quello di cui davvero avevamo di bisogno e quello di cui abbiamo davvero di bisogno. E allora ho scoperto che le priorità sono il lavoro, non per i giovani, perché io mi sono stancato di parlare di lavoro per i giovani. Io conosco gente di 50 anni che non c'ho un lavoro. Noi aspettiamo il lavoro e lo aspettiamo per tutti. E le infrastrutture, la viabilità, dobbiamo finalmente muoverci, strade e ferrovie, dobbiamo avere la possibilità, e dobbiamo fare anche lì una seria concertazione con le compagnie aeree. Ryanair se ne sta andando per una serie di motivi, non sono soltanto quelli che leggete sui giornali, sono anche altri, ma un Presidente della Regione non può lasciare andare via una compagnia aerea e soprattutto la possibilità di fare turismo. E poi la sanità di qualità, una sanità di qualità che fortunatamente nella nostra città non ha visto ancora nessun depotenziamento dell'ospedale, ma mi assicuro che i disservizi sono parecchi, non per mancanza del personale medico o del personale infermieristico, che anzi danno l'anima, ma per la mancanza di personale medico e di personale infermieristico che non c'è, perché le piante organiche non sono completate, e soprattutto perché si pensa sempre a risparmiare tagliando i servizi ospedalieri sui cittadini. E alla fine l'ultima cosa, che è il sogno che abbiamo tutti: la Sicilia deve diventare la più grande industria di turismo del mondo. Ora, questi sono concetti, in campagna elettorale sono probabilmente anche soltanto promesse, ma dici allora come le fai? Allora io ve ne do 4 indicazioni di come vogliamo mettere in piedi questa cosa, rispetto al lavoro, al rispetto delle imprese e rispetto anche a quella che deve diventare la nostra terra. Innanzitutto sulla sanità va rivista la rete ospedaliera, vanno rimesse in piedi le funzioni fondamentali e va abrogato qualche decreto che ha fatto quest'ultimo governo. Mi riferisco ad esempio al decreto Gucciardi che prevede
eliminazione di alcuni medici sopra le ambulanze del 118, addirittura la eliminazione in totale di alcune ambulanze del 118, semplicemente fatto per risparmiare. Poi vanno presi i medici di base, al quale io ovviamente rivolgo sempre un caro saluto, perché sono i nostri medici del territorio, sono i medici di famiglia e che rispetto, ma che i cittadini purtroppo percepiscono ancora e soltanto. Io ogni tanto, per fare un piccolo sondaggio, chiedo ai miei genitori: mamma, perché vai dal medico di famiglia? Per farmi scrivere la ricetta. Allora abbiamo bisogno di un segretario, non di un medico. Ma i medici di famiglia invece vogliono dare tanto e sono pronti a dare tanto attraverso la medicina e la prevenzione. Anche questa, attraverso l'istituzione delle case della salute diffuse sul territorio, possiamo cominciare ad avere possibilità anche di servizi che possono essere erogati H24 e 7 giorni su 7. È una lunga spiegazione, ma è chiaro che quando ho detto a mia madre: sai, potresti anche andare dal tuo medico di famiglia, che poi non sarà più il tuo perché metteremo 15 medici insieme dentro una struttura, potrai andare anche fino alle 10 di sera. E mi diceva: è incredibile, questa cosa sarebbe una rivoluzione. Ma dobbiamo anche riuscire a tagliare le liste d'attesa per le prenotazioni delle visite e anche nei pronto soccorsi. Per i pronto soccorsi, i codici bianchi ci daranno una mano queste strutture che sono le case della salute e della prevenzione di cui vi parlavo. E invece per il taglio io mi sono preso un impegno e l'ho fatto dal palco di Rimini, che era il palco più autorevole del quale sono stato quest'anno da candidato alla presidenza della regione, che è quello che noi diremo che entro un mese le visite si dovranno fare, e se nel pubblico non ci sarà posto la regione pagherà la visita al privato, che non è il privato convenzionato, perché anche in quello non c'è posto entro un mese, perché ti rimandano a 6 mesi, ma c'è sempre posto il giorno dopo, quando tu riesci a fare una visita a pagamento, e allora te la dovrà pagare la regione quella visita a pagamento, perché noi siamo un paese civile e lo dobbiamo diventare, oltre che le parole, anche con i fatti. Per il lavoro abbiamo una ricetta ed è una sola: investire sulle imprese. Le imprese, se avranno il benessere economico e troveranno che la regione crea quello sviluppo economico necessario, creeranno loro poi i posti di lavoro necessari. Come lo faremo? Fondiamo i 3 istituti che si occupano di credito nella regione siciliana: l'IRFIS, il CRIAS e l'IRCA, che si occupano di tutto, dalle società cooperative agli artigiani, ai commercianti, alle grandi industrie, alle piccole e medie imprese. Li mettiamo insieme. Lo chiameremo Istituto di Investimenti Pubblico Regionale e gli daremo un mandato. Hai 100 milioni di euro ogni anno, 500 milioni di euro in 5 anni, vai a investire su tutte le imprese che trovi disponibili, quelle che vogliono crescere e che vogliono comprare nuovi macchinari, che vogliono costruire nuovi capannoni, che si vogliono allargare, che si vogliono robustire o semplicemente che vogliono nascere da un'idea dei giovani. E la prima rata me la restituisci dopo 5 anni se assumi un tot di persone, addirittura dopo 10 se il numero delle persone assunte a tempo indeterminato raddoppia. Non c'è un imprenditore al quale ho detto questa idea che abbia storto il naso, anzi tutti hanno detto è una grande opportunità, perché con questa logica cominciamo a fare ripartire finalmente l'economia. E dall'altra parte, sul turismo, e poi passo la parola a Luigi Di Maio, ed è un'altra idea che ci è venuta semplicemente rubandola a chi in questo momento è più bravo di noi, che è quella di destagionalizzare. Noi viviamo di turismo soltanto nelle fasce costiere, e l'entroterra è anche un po' dimenticato. Dobbiamo intanto destituire i distretti turistici e dobbiamo fare un DMO unico regionale, cioè un distretto manageriale e organizzativo regionale che si deve occupare di creare i vari pacchetti, che devono includere sia la fase costiera che anche la fase interna, cioè anche le aree interne nel pacchetto che dobbiamo proporre. E dobbiamo scardinare la logica che le vacanze si fanno soltanto in quelle 3 settimane a cavallo di Ferragosto. Noi, la maggior parte della Sicilia vive di questo tipo di turismo, poi non si vede più nessuno. Poi ci sono le isole felici, per carità, dove si va anche luglio e agosto, delle località di mare, o ancora più felici come Taormina, come Cefalù, dove invece da aprile fino a novembre troviamo i turisti. Ma è troppo poco, dobbiamo portare tutta la regione a tendere a quel tipo di eccellenza, almeno in una prima parte. Come fai? Comincia a fare intanto un fondo di milioni di euro all'interno dell'assessorato al turismo, nel quale in questi anni non ci ha mai investito nessuno e l'hanno utilizzato come strumento per piazzare qualche assessore di serie B. Noi invece lo faremo diventare un assessorato che sarà principale, che sarà unico, che sarà fondamentale per la nostra azione di governo. Ci metteremo una persona che sarà all'altezza della sfida che gli daremo, perché questi milioni di euro dovranno servire per andare a selezionare ogni anno una nazione diversa da fare venire qui.
Vi faccio un esempio: nel 2018 sceglieremo la Russia, nel 2019 potremo scegliere la Francia, piuttosto che nel 2020 gli Stati Uniti, e daremo mandato ai tour operator di andare lì, in quella nazione che abbiamo scelto, dicendo: guarda che se vieni da aprile, maggio e giugno, oppure da ottobre e novembre in Sicilia, avrai il 30% di sconto sugli aerei, sulle attività ricettive, sui servizi, sui ristoranti e tutto quello che ti serve, per cominciare a fidelizzare le persone e a farle venire qui e anche a farle rimanere per un periodo prolungato. Questa sarà la sfida che ci aspetta. Le idee chiaramente sono tantissime e sono tante altre. Il nostro programma è un manuale di istruzioni, sono 100 pagine, dentro c'è di tutto, c'è dall'agricoltura di qualità ai consorzi di bonifica, ci sono le risposte per i nostri amici operai forestali e anche per quelli della Guardia Forestale, ci sono le grandi criticità della nostra regione come le strutture e le infrastrutture e tutto quanto. Ma è troppo poco il tempo quando sono qui davanti a voi. Lo leggerete il programma, ve lo invieremo e lo potrete scaricare e ci potrete anche regalare delle idee migliori, perché io ho un'idea da quando sono entrato lì dentro il palazzo. Io le idee ce l'ho e noi il programma l'abbiamo scritto ed è un manuale di istruzioni, vi dicevo. Ma se trovo davanti a me un'idea migliore della mia, io mollo la mia idea e mi prendo l'idea migliore e la metto dentro il programma. Non sono uno stupido, non siamo stupidi. Lasciatemi in coda dirvi una cosa soltanto, che è una nota semplicemente di natura politica. In questi giorni sto calcando la mano perché pretendo che Nello Musumeci si confronti sulle liste pulite e sui programmi, visto che ne ha fatto un mantra di queste liste pulite, salvo poi avere accanto a sé gli uomini di Cuffaro, gli uomini di Lombardo, il figlio di Genovese. Io mi aspetto che tutti gli amici della formazione professionale, al quale anche a loro daremo una risposta, perché presenteremo un assessore che sarà all'altezza di risolvere i nodi e i guai di questo settore, non gli diano neanche un voto ad una persona che si è mangiato quel settore e ha gettato 8.000 famiglie sul lastrico, perché sono lì, sono quelle lì le responsabilità e dobbiamo cominciare a dare un nome e un cognome. Io spero che ci sia questo: confrontarsi sulle liste pulite, confrontarsi sugli assessori che nominerà e confrontarsi sui programmi. Io non conosco un'idea ancora di quello schieramento politico, una che sia una per poter dire se la mia è migliore o la mia è peggiore, non ne conosco una, e questa cosa non mi piace e soprattutto non voglio che avvenga una campagna elettorale del genere, dove un candidato, Giancarlo Cancelleri del Movimento, chiede un confronto e l'altro candidato, Nello Musumeci, appoggiato da tutto il cucuzzaro istituzionale, scappa e non si fa trovare davanti a nessuna telecamera per farsi intervistare e rispondere alle domande. Voglio solo questo, voglio un confronto. Io vi ringrazio per essere stati qui e vi lascio alle parole di Luigi Di Maio. Buona serata, grazie. Bravo Luigi! Grazie Giancarlo, grazie a tutti. Nei prossimi 7 mesi noi dobbiamo decidere che cosa vogliamo essere come paese e come regione. Dobbiamo decidere se continuare a sopravvivere o iniziare a vivere. Io continuo a dirla questa cosa, la dirò ancora a lungo, perché cosa significa sopravvivere in questo paese? Significa che un modo magari lo troviamo per portare la nostra famiglia fino alla fine del mese, ma viviamo sempre in guardia e preoccupati da quello che può succedere ogni giorno. Apri la cassetta delle lettere e non sai se ci trovi dentro la cartella esattoriale di Equitalia o la sua omologa o quella che le hanno cambiato il nome. Mandi tuo figlio a scuola e non sai se il tetto della scuola di tuo figlio possa crollare sulla sua testa. La sera esce tuo figlio e non sai se stare tranquillo, col pensiero tranquillo, essere preoccupato di quello che può accadere. Vai sul luogo di lavoro e non sai se ti hanno rinnovato il contratto, che grazie al Jobs Act ormai si rinnova praticamente ogni mese. E torni a casa e ti arriva magari la bolletta pazza dell'Enel oppure la bolletta del gas e non sai mai se la tua vita alla fine del mese sarà migliore o peggiore. Anzi, forse lo sai che non sarà migliore, ma speri almeno che non sia peggiore, e c'è sempre una sorpresa dietro l'angolo. Questo non è vivere, è sopravvivere. Eppure un tempo non era così. C'è stato un tempo in questo paese in cui le cose andavano molto meglio. Poi si è iniziato ad utilizzare i vostri soldi per giocare in borsa, hanno riempito i comuni di debiti, hanno riempito i comuni di investimenti pazzi con i titoli tossici, poi hanno cominciato ad utilizzare la vostra sanità come un bancomat, ma non gli bastava dare un appalto al loro amico, no, glielo pagavano 3 volte quell'appalto al loro amico, 3 volte la stessa fattura, 3 volte lo stesso pagamento.
poi hanno cominciato ad utilizzare i vostri comuni come bancomat, perché non bastava più tenere gli equilibri sul territorio col partito, allora dovevano dare sempre più incarichi esterni, sempre più consulenze, e tagliavano dai vostri servizi sociali, tagliavano dai vostri servizi di trasporti, di rifiuti, e quando non bastavano più soldi hanno iniziato ad aumentarvi le tasse. E oggi voi pagate le tasse più alte del mondo industrializzato per avere i servizi peggiori d'Europa. Dovremmo avere le piazze lastricate d'oro per quello che paghiamo ogni anno di tasse. Io la Sicilia posso dire e arrogarmi la presunzione di dire che la conosco benissimo. Negli ultimi 5 anni con Giancarlo l'abbiamo girata in lungo e in largo. E nell'ultimo mese e mezzo ho conosciuto ancora di più questa regione. Ho conosciuto i siciliani, ho conosciuto i vostri agricoltori, i vostri pescatori, ho conosciuto i vostri artigiani. Nessuno mi parla di questioni spicciole, nessuno mi parla più neanche delle tasse. Qui tutti i settori produttivi di questa regione mi parlano di politica estera, mi parlano dei trattati internazionali, mi parlano di direttive europee, mi parlano di rapporti tra stati che non ci sono. Ieri siamo stati a Mazara del Vallo, la vera diplomazia in questo paese con la Libia e la Tunisia per liberare i pescherecci che sono stati sequestrati nelle acque internazionali, le fanno le associazioni, le fanno i distretti che mettono insieme i pescatori, perché al ministro degli esteri, al ministero degli esteri c'è un vostro conterraneo che si chiama Angelino Alfano che non sa neanche muovere un bicchiere da un posto ad un altro. Ed è questo il paese in cui ci troviamo oggi. E guardate che non dobbiamo fingere che sia diverso, dobbiamo solo cominciare a impegnarci per cambiarlo. Allora voi qui avete la forza politica più giovane del paese, probabilmente la forza politica più giovane della storia del paese. Non è solo una questione anagrafica, è una questione di spirito e di entusiasmo. In tutti questi anni noi abbiamo provato a cambiare le cose prima da fuori delle istituzioni e ci ignoravano. Poi siamo entrati nelle istituzioni, all'opposizione, e ci hanno combattuto. Oggi veniamo descritti come il male dell'Italia. Io vi voglio chiedere, siamo noi il male dell'Italia? No, ma non ve lo chiedo per sentire un no, perché qui in questo momento ci saranno, a quest'ora che ore sono, a breve ci saranno TG che continueranno a dire che quelli che vi hanno massacrato sono quelli che vi stanno salvando e quelli che invece vi vogliono aiutare sono quelli che in realtà vi stanno massacrando. E questo è lo storytelling, la narrazione che si è creata negli ultimi anni. E io conosco solo un modo per riuscire a battere questa narrazione negativa verso il Movimento 5 Stelle, e venire nelle piazze e raccontarvi quello che ho da dire guardandovi negli occhi e parlandovi di persona. E se servirà le gireremo tutte le piazze della Sicilia, perché abbiamo tutte le energie per riuscire a farlo, l'abbiamo fatto in questi anni e lo continueremo a fare. Perché oggi ci sono delle soluzioni da prendere, è vero, però prima ancora delle soluzioni, permettetemi di dirvi, che non servono soltanto gli esperti, serve la volontà politica, la sensibilità politica di affrontare un problema. Perché per affrontare il tema dei pensionati non basta che sei un professorone che sa scrivere la legge Fornero, devi essere uno che si preoccupa di che fine facciano quelle persone che non riescono ad andare in pensione e perdono il posto di lavoro prima dell'età pensionabile e entrano nel mondo degli esodati, entrano in un calvario. Prima di scrivere il Jobs Act per cominciare a far aumentare il livello di occupazione semplicemente introducendo i voucher per cui ti calcolano un'ora di lavoro a settimana come una settimana di lavoro e grazie mille che aumenta l'occupazione in Italia, prima di scriverlo ti devi preoccupare di quale vita facciano i giovani in questo paese quando cercano un lavoro e come gliela stai distruggendo con i contratti che si rinnovano ogni mese e con cui si ricatta un giovane ogni mese per continuare a farlo rimanere un precario. Questa non è una questione di esperienza e non è una questione di tecnicismi, questa è una questione di sensibilità, di cuore. E noi il cuore nelle nostre istituzioni non l'abbiamo avuto in questi anni ed è per questo che ci troviamo in queste condizioni. Perché quando si parla di sicurezza, quando si parla di immigrazione, quando si parla di sanità, alla fine si parla solo di una cosa, di una legge che si fa alla fine di ogni anno, che si chiama legge finanziaria o legge di bilancio adesso si chiama, che è la legge che facciamo a Roma e che si fa in regione siciliana ogni anno per decidere i soldi delle vostre tasse dove debbano andare. E allora quando si parla di sicurezza, alla fine dell'anno si decide se prendere 10 miliardi di euro dalle pensioni d'oro e darle ai carabinieri per sorvegliare le nostre città o togliere i soldi ai carabinieri per finanziare le pensioni d'oro e continuare a finanziarle. Quando parliamo di immigrazione significa dire che l'anno scorso come quest'anno avete pagato 4,5 miliardi di euro per l'accoglienza in questo paese.
Noi non ci siamo mai rifiutati di accogliere nessuno. I siciliani sono stati il popolo più ospitale d'Europa dal punto di vista dell'immigrazione e dei flussi migratori. Però fessi no. Non che noi ce la mettiamo tutta nella solidarietà, nell'accoglienza e con i soldi delle nostre tasse si arricchiscono cooperative e palazzinari che dall'oggi al domani trovano una destinazione per 50 di quei disperati, li mettono in una palazzina che non vendevano e danno i soldi ad una cooperativa che sfrutta anche quelli che lavorano nella cooperativa per prendersi i soldi dell'accoglienza. Questa non è gestione dell'immigrazione, questo è business. Io non ho tutte le soluzioni sulla vostra sanità, ma una cosa ce la dobbiamo dire. Finché nella sanità i direttori li nomineranno i politici, la sanità non lavorerà per voi, lavorerà per i politici. Quindi se noi non togliamo la possibilità ai politici di nominare i direttori della sanità, i dirigenti della sanità, lasceremo soltanto in mano a loro un poltronificio, un bancomat, ma non un servizio da dare. E quando tutti gli agricoltori, i pescatori mi parlano dei regolamenti europei, qui c'è Ignazio Corrao che si è battuto, come diceva Giancarlo, su tanti fronti, io penso soltanto una cosa: l'Unione Europea era una bella idea, mettevamo insieme i nostri mercati e li proteggevamo tutti quanti insieme, li facevamo crescere tutti quanti insieme facendo più scambi. Poi che è successo? Che ci hanno messo insieme e poi hanno iniziato ad aprirci ai cinesi, ai marocchini, ai tunisini, agli americani, ai canadesi, CETA, TTIP, UE Marocco, UE Tunisia, MES China. Questo hanno fatto in questi anni. Hanno cominciato a svendere il nostro mercato, e non perché io non voglia fare scambi con gli agricoltori tunisini e non voglia fare scambi con gli agricoltori marocchini, ma se il costo del lavoro in Italia è il doppio e i livelli di sicurezza sono più rigidi, questa è concorrenza sleale, perché loro saranno sicuramente più avvantaggiati se gli togli i dazi quando entrano i loro prodotti nella nostra economia. E come andiamo a discutere queste cose a livello europeo? Con un governo che va ai tavoli e dice chiaramente all'Unione Europea: noi italiani vi diamo 20 miliardi di euro all'anno per far funzionare l'Unione Europea. Ora o ci modificate questi trattati o io prendo una parte di quei 20 miliardi e li do ai miei agricoltori e ai miei pescatori per aiutarli, perché li avete massacrati con queste regole. E lo stesso vale per l'immigrazione, perché qui nessuno dice che dall'oggi al domani si possono fermare i flussi, perché esiste l'emigrazione legata alle guerre, ma esiste anche quella ai cambiamenti climatici. Io dico semplicemente una cosa: chi mette piede in Italia mette piede in Europa, e è vero che in altri paesi stanno creando dei muri che noi condanniamo, ma anche in Italia c'è un muro al confine settentrionale, si chiama regolamento di Dublino. Tutti quelli che mettono piede in Italia devono restare in Italia, perché il paese su cui mettono piede è il paese che se ne deve prendere cura. Bella fregatura che ci hanno dato. Allora o modifichiamo questo regolamento e redistribuite per quote, se ne arrivano 100 in Italia, 97 devono andare negli altri paesi, oppure noi chiederemo ai paesi che si rifiutano di accogliere questi migranti di non dargli più neanche un euro di fondi europei, perché quelli non sono l'Europa se non sono solidali con noi che siamo alla frontiera dell'Unione Europea. E poi un'altra cosa: io ho smesso di proporre leggi. Io lo so, ci sono delle leggi importanti che aspetta questo paese, ma in questi anni si sono fatte tutte le leggi possibili e immaginabili, tranne quelle importanti che stiamo aspettando da una vita. Voi non ci dovete chiedere di fare tante leggi, ma dobbiamo smettere con questa cosa. Io prima parlavo con gli imprenditori del comparto legato agli ulivi, all'olio, e gli ho detto una cosa: il giorno dopo il 5 novembre, se dovessimo vincere qui in Regione Siciliana, non ci dovete fare l'elenco delle leggi da fare, ma di quelle da abolire, perché ne abbiamo così tante che ormai ogni volta che abbiamo un problema non sappiamo neanche quale sia la legge che si riferisce a quel problema e quale sia l'ente che ci deve risolvere quel problema. Non mi fraintendete, ma qualcuno dirà: vabbè, questo non vuole fare niente, non vuole lavorare. Non è questo il punto è che ne abbiamo fatte troppe. E se ne sono fatte così tante che ormai anche i professionisti a cui vi rivolgete a volte gettano la spugna, alzano bandiera bianca e dicono: guarda, la legge ieri diceva una cosa, oggi ne dice un'altra e so già che domani cambierà. Aspettiamo una settimana e ci evitiamo 7-8 passaggi inutili, perché già so che cambierà. Ed è così, perché a Roma ormai si fa una legge ogni 2 giorni e mezzo, che poi si somma alle leggi regionali e ai provvedimenti europei, quindi voi mediamente ogni giorno avete una nuova legge che vi piomba addosso, e quando non è la legge è un nuovo ente che si presenta di fronte a voi. Pensate a tutti gli enti che fanno i controlli. Un imprenditore oggi deve tirar fuori, uscire come dite voi, le carte,
ogni volta che arriva un ente di controllo che gli fa lo stesso controllo del mese prima o della settimana prima, e quindi alla fine le nostre imprese passano il tempo a esibire scartoffie, e ogni volta che si fa un provvedimento, una nuova legge sulla sburocratizzazione, puntualmente si introduce una nuova burocrazia. Allora la burocrazia non è solo un problema dei dipendenti pubblici, la burocrazia è un atteggiamento culturale della politica che per farsi bella fa una legge ogni giorno e vi dice: guardate quanto sono bravo, io ho fatto una nuova legge anticorruzione, se ne sono fatte 10 in 5 anni e alla fine la corruzione resta sempre lì, perché più ne fai più i corrotti si muovono nelle maglie larghe e strette per noi di questa burocrazia e di questo modo di legiferare. Potremmo andare avanti all'infinito, però io voglio dirvi una cosa: voi tra le mani il 5 novembre non avete solo il destino di una regione, avete anche il destino di una nazione. Non voglio caricarvi responsabilità o fare retorica, però è chiaro, i partiti tradizionali se li sconfiggiamo qui abbiamo più possibilità di sconfiggerli a livello nazionale. Quel sistema di partiti che in questo momento si sta mettendo insieme contro Giancarlo Cancelleri e contro il Movimento 5 Stelle è lo stesso che si sta mettendo contro di noi a livello nazionale, solo che se li indeboliamo in Sicilia siamo in grado di batterli a livello nazionale. Allora voi nei prossimi giorni e soprattutto nel prossimo mese, che inizia tra poco perché si vota tra circa un mese, voi avrete Giancarlo Cancelleri e la lista dei 60 candidati del Movimento 5 Stelle da una parte, e dall'altro avete tutto il mondo del centrodestra che si è messo insieme, hanno scavato fuori tutti, Sgarbi, Cuffaro, Lombardo, Genovese, e tutti con la foglia di fico che quest'anno si chiama Musumeci, 5 anni fa si chiamava Crocetta. State attenti perché è sempre lo stesso meccanismo, sono persone messe lì e dietro ci sono sempre quelli che ve l'hanno ridotta così la Sicilia. Non vi fate fregare, vi prego. E dall'altra parte, con altre 10 liste, troverete il centro-sinistra, quello con dentro Crocetta, con dentro Alfano, che una volta sta a destra, una volta sta a sinistra, dipende da quello che gli dai, non è un problema. E poi c'è Micari, che è un'altra persona messa lì per dirvi: abbiamo candidato un rettore, vai a vedere le liste, e ci sono quelli che nel Consiglio regionale sostenevano, nell'Assemblea regionale siciliana sostenevano Crocetta. E addirittura abbiamo notizie di candidati che nel centro-sinistra stanno nelle liste e prendono voti per loro, ma per battere Cancelleri sono disposti a portare voti al candidato presidente del centrodestra, perché lo sappiamo bene che loro due un modo per mettersi d'accordo, destra e sinistra, lo troveranno sempre. Con noi non ci riusciranno mai a trovare un modo per accordarsi e per fare un compromesso. Allora, nel prossimo mese vedrete questo, vedrete questa roba qua, e noi dobbiamo stare vicino a loro, ma soprattutto dobbiamo divulgare le informazioni. Io, come tutti quanti gli altri, non ci stiamo risparmiando e non ci risparmiamo. Vedete, può essere eletto pure il candidato presidente del Consiglio, sempre in piazza devi tornare a parlare con le persone, non te lo devi mai dimenticare. Staremo nelle piazze e parleremo alle persone sempre, come abbiamo fatto, a raccontarvi le cose che stiamo facendo, però voi ci dovete dare una mano, perché quello che si sta muovendo su questo territorio è quello che si è già mosso in passato e che ha spento le speranze del vostro popolo, ma anche del mio. Io sono campano. Noi il treno l'abbiamo perso nel 2015, quando è arrivato il nostro caro governatore che fa le imitazioni di Crozza, lo conoscete bene, è lui che imita Crozza, non Crozza che imita. Adesso voi avete questa opportunità. Io vedo tante persone che mi dicono: no, io ho votato Crocetta 5 anni fa e adesso però ho capito che era un bluff, però sembrava così una brava persona che sarebbe stata capace di cambiare tutto, e Giancarlo gli dice sempre: ma noi ve l'avevamo detto 5 anni fa che dietro di lui c'erano sempre gli stessi e che tra l'altro non era proprio una persona affidabilissima. Adesso stiamo dicendo la stessa cosa, e non vi stiamo dicendo loro sono il peggio, noi il meno peggio. Abbiamo un programma chiaro per questa regione, l'abbiamo costruito un po' alla volta, e si fonda su un concetto, permettetemi di dirvelo, che si chiama credibilità. Perché in questa regione, senza aspettare una legge, i nostri deputati regionali hanno rinunciato al vitalizio. Senza aspettare una legge, i nostri deputati regionali si sono tagliati lo stipendio. Senza aspettare una legge, i nostri deputati regionali hanno rinunciato alle auto blu. E non solo, con quei soldi hanno fatto degli investimenti, boom pulmoni urbani, la Trazzera, un progetto con i giovani che sono con gli sportivi disabili. Abbiamo portato avanti un progetto quindi di sport con la disabilità, abbiamo portato avanti altri progetti legati alle piccole e medie imprese, al microcredito. Che cosa vi stiamo dicendo adesso?
vi stiamo dicendo dateci l'opportunità di governare e quello che abbiamo già fatto noi senza aspettare una legge lo imporremo agli altri con una legge. Vi recuperiamo milioni di euro da investire nei vostri servizi, in quello che vi hanno tolto in tutti questi anni. Ed è tutto qui, io sono molto ottimista. Sono molto ottimista, io so che molti di voi magari penseranno, vabbè, ma è difficile, è certo che è difficile. Io non sto dando per scontato che abbiamo vinto, vi sto dicendo soltanto che se ci darete una mano, parlando con le persone a voi care, convincendole ad andare a votare, raccontandogli che esiste una possibilità diversa, una possibilità per cambiare questa regione, ce la faremo. Se ci abbandonerete, se penserete nel prossimo mese, vabbè, ci pensa Cancelleri, è lui che deve girare la Sicilia, non ce la faremo. Ci dovete dare una mano come persone, come cittadini e divulgare le informazioni, perché prima ancora della politica il vero problema di questo paese è la libertà di informazione. Perché io ieri mi sono permesso di dire una cosa che credo sia sacrosanta, che i sindacati non sono più in mano ai lavoratori ma ai sindacalisti che prendono pensioni d'oro e che continuano a sperperare soldi dei vostri e dei sindacati per continuare a mantenere in piedi un apparato. E sono stato massacrato da tutti i media perché dicono che io voglio eliminare i sindacati, no, io voglio restituirli a quelli che lavorano, perché oggi sono in mano a gente che non lavora da 30 anni e fa la carriera da sindacalista. E non gli ho detto che li costringeremo a fare qualcosa, gli ho detto autoriformatevi. E io faccio l'appello anche a tutti quelli che ne fanno parte, autoriformatevi, perché come noi abbiamo provato a cambiare i partiti e poi abbiamo pensato sostituiamoli, allo stesso modo i lavoratori, quelli che stanno veramente lavorando in questo momento in questo paese, devono pretendere dai loro rappresentanti di essere veramente rappresentati e non usati per trattative di vertice di qualcuno che poi deve ottenere qualcosa di personale. È una questione di crisi della rappresentanza che c'è in tutto ormai, esiste nelle organizzazioni di settore, esiste nelle istituzioni, esiste nei sindacati. Dobbiamo cominciare a pretendere da chi ci rappresenta trasparenza e soprattutto equità nel modo di comportarsi, e ce la faremo, perché di soldi ce ne sono a bizzeffe in questo paese, ve lo assicuro. 10 miliardi di euro di pensioni d'oro, 10 miliardi di euro di enti inutili, 300 miliardi di euro di evasione fiscale, 30 miliardi di euro di costi della corruzione ogni anno. Abbiamo decine e decine di miliardi di euro che possiamo utilizzare per rimettere in piedi i nostri servizi, ma avete bisogno di gente credibile, perché queste cose ve le verranno a dire tutti. Ma siccome ve le verranno a dire tutti, fategli una domanda: ma perché non l'hai fatto quando stavi governando questa regione, visto che tutti quanti gli altri un'opportunità l'hanno avuta di governare questa regione? Questo è il punto, e ce la faremo, perché io sfido chiunque ad aver scommesso sul fatto che nel 2013 diventavamo la prima forza politica della regione e del paese, 2012-2013. Sfido chiunque ad aver scommesso che a dicembre il no al referendum prendeva il 60% dei voti degli italiani. Il popolo italiano in questi anni di mandato mi ha insegnato e soprattutto continuamente mi ha meravigliato. Quando eri scoraggiato, quando pensavi che non fosse possibile ottenere un obiettivo, arrivavate voi e ci davate un segnale ancora più grande di quello che immaginavamo. Continuate a farlo, fatelo anche a novembre, quando ci saranno le elezioni regionali siciliane, e vi assicuro che lo stimolo e l'incoraggiamento che darete voi dalla regione siciliana sarà un virus che contagerà tutto il resto del paese. Perché se ci credete voi siciliani, che siete la regione che paga lo scotto più alto delle normative europee, paga lo scotto più alto dell'assenza di infrastrutture, paga lo scotto più alto dell'assenza di porti organizzati, paga lo scotto più alto della tassazione e della burocrazia, se ci credete ancora voi, popolo siciliano, che veramente se la passa non bene, allora ci potranno credere tutte le altre regioni e tutti gli altri cittadini di questa nazione. Insieme riusciremo a cambiarla. È un treno che non passa più. Io sento molto la responsabilità insieme ai miei colleghi di quello che stiamo facendo, perché nei prossimi 7 mesi decidiamo per i prossimi 20 anni come debba continuare ad andare avanti questo paese. Se con quelli che l'hanno già governata e ce l'hanno ridotta così, o con quelli che sono in questa piazza stasera insieme a tante altre piazze che abbiamo messo insieme in questi anni, che vogliono provare veramente a cambiare le cose. Guardate, provare a cambiare veramente le cose non significa
avere dei politici di cui parlano bene. Io ogni mattina quando apro i giornali e la maggior parte dei giornali parla male di me, io mi sento rincuorato, perché quando succede questo vuol dire che stai lavorando in una direzione che è quella di provare a scardinare dei poteri di questo paese. Quindi preoccupatevi al contrario, cominciate a preoccuparvi quando cominceranno ad osannarvi o ad osannarci. Fino ad allora sappiate che avrete una forza politica leale che avete di fronte, e la lealtà significa anche ammettere quando si sbaglia, perché non siamo perfetti. Sappiate che avete una forza politica con le mani libere, perché i soldi non li abbiamo mai presi né dallo Stato e né dalle grandi lobby di questo paese, e sappiate che avete una forza politica che ha tutte le energie per provare a cambiare le cose, perché non solo è giovane ma è motivata dal fatto che in quelle istituzioni ci stiamo da poco e ci vogliamo rimanere poco, non vogliamo fare politica a vita. Abbiamo regole come quelle dei due mandati, che significa muoviti se sei entrato lì dentro, vedi di portare a casa i risultati, perché hai un tempo determinato. Quelli che devono avere il contratto a tempo determinato in questo paese sono i politici, gli dobbiamo dare i contratti legati agli obiettivi, e se non sono in grado tornano a casa. Stateci vicino, e forza Giancarlo Cancelleri, forza Sicilia, forza Movimento 5 Stelle. Grazie. Allora, prima che andiamo via, perché come avete visto c'è un po' di ci sono un po' di cose organizzate, ecco, io volevo che Roberto Gambino, insomma, raccontava brevemente chi si è impegnato, gli artisti che hanno donato, diciamo, queste opere. Già da stamattina tante persone le hanno installate, insomma, tutto quanto. Brevemente lascio la parola a Roberto. Certo, parlare dopo Luigi e Giancarlo non è una cosa facile, comunque. Allora, l'operazione che abbiamo fatto noi del gruppo di Caltanissetta è un'operazione di rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana è un nuovo status urbano di intervento all'interno delle città costruite, che prevede delle situazioni che vanno a cambiare l'esistente. Cioè, piuttosto che andare a fare delle nuove cose, intervenire su quello che abbiamo già e rigenerarlo, ma rigenerarlo non vuol dire riqualificare soltanto, vuol dire rigenerarlo con le persone dentro. Ora, noi abbiamo fatto questo inizio di rigenerazione urbana sulla Piazzetta Grazia, che riteniamo che sia un posto molto importante per la città di Caltanissetta, perché è abbastanza scenografico, dà possibilità di muoversi, di fare degli spettacoli, con la collaborazione di alcuni artisti che sono qui con me. Lorenzo Ciulla, Stefania, c'è pure Roberto Gallà da qualche parte ci sono le ragazze che della danza con i piedi di fora, venite qua, forza Alessandro Ciulla non lo vedo, vieni. Alessandro Ciulla è in rappresentanza di Eclettica, che è uno dei polmoni urbani finanziati con la restituzione dei nostri 14 deputati. Proprio lui, la sua struttura rappresenta la rigenerazione urbana a Caltanissetta, perché ha recuperato un immobile che era abbandonato, un immobile comunale all'interno, che era la vecchia pista di pattinaggio abbandonata in via Rochester, dove si fa realmente la rigenerazione urbana, perché si sta con i ragazzi, fanno sport, fanno arte, e qua hanno fatto delle installazioni bellissime. Ora fatevi un giro, perché ora vi racconteranno tutto quanto, racconterà tutto quanto loro. Vieni qua, Roberto. Vi passo la parola a che è bravo. Veloce, dai. Sa anche cantare. Sì. Buonasera a tutti, buonasera. Per tutto è facile parlare di uno scherzo. Allora, io sono Lorenzo Ciulla e Stefania Zappalà, e Roberto Gallà sono quelli che un po' hanno creato quello che poi vedrete con calma, non tanto stasera perché c'è un po' di gente, ma nei giorni. Allora, un po' il movimento ci ha chiamato, noi abbiamo accettato la commissione, noi facciamo quello di lavoro, proviamo a farlo e portare avanti il nostro lavoro con i colori, quindi anche noi facciamo in realtà politica fatta di pennelli e colori, è sempre una politica. Allora, raccontiamo un po' le nostre storie, la storia della nostra terra, o in generale ciò che vediamo, ciò che sentiamo. In realtà quello che siamo andati a racchiudere un po' in questa piazzetta
al momento sì, non si vede, quello che siamo andati a porre a chiudere in questa pezzetta sono stati i miti, le leggende e in realtà gli eroi e chi ha conquistato in qualche modo la Sicilia con la bellezza. Ecco perché se vi girate da quella parte, Roberto Callà graficamente è andato a creare, usando un po' le greche, le maioliche, insomma quelle che sono, che prevedete nelle panchine, tutti i vari personaggi siciliani, da Giovanni Falcone a Franca e Ciccio, a Rosa Balistreri, a Pirandello, quindi è un po' il racconto della Sicilia, di chi ha popolato e raccontato della Sicilia. Al contrario, noi, poi li vedrete, ripeto con calma, sulle panche, dove c'è chi in piedi, c'è chi è, quindi dovete per favore rispettarle, chi c'è oggi e chi verrà nei giorni, abbiamo raccontato e lì abbiamo dipinto, io e Stefania, i miti siciliani che sono Colapesce, un re bifè, la testa di Moro e Giuffa e la Luna. Quindi questo è un po' il regalo che abbiamo fatto alla città grazie al movimento che ci ha fatto questa commissione, per noi molto, noi siamo stati onorati e felici di questa qua. Eravamo un po' confusi all'inizio, un po' parlare del mercato, un po' parlare della Sicilia, in realtà abbiamo racchiuso tutto questo. Non dico più niente, grazie veramente di tutto quello che avete fatto. Io cambierei. Va bene, la musica. Ah, più tardi, dopo come di fuori altre cose, ci saranno anche un'altra fonda. Quindi la serata continua, grazie a tutti. Non per tutta, Ancora in diretta?